La Food Champions Weekend 97.000. League si prende la ribalta oggi, una sfida che promette scintille e che commenterò per voi insieme a Stefano Nava, al quale chiedo subito un pronostico. Non notate, io sono bello freddo. Se arrivo a 14 bene, se non ci arrivo a fare. Ma scassare la nuca, lo capire. Ma che è 8 partite, dico, sto giocando sereno, senza obiettivi. La prossima Weekend League non la devo fare, quindi che cazzo ne fai? Solo per i premi al massimo. Tu sei qualificato, quindi che c'entra che dici la prossima Weekend League? Nel senso che non lo so, non mi interessa, me ne fotte andare a scaricare la. Tu gioca per il nervosismo, sto tremando, problemi. Ammazzare qualcuno, te lo giuro. Porca merda. Hanno spezzato bene la trama qui. Vedi che tuo cugino Rosario sta giocando che per fare l'undicesima vittoria andare a coricare, andarsi a coricare, sì, non la vince. Ma sei una sega, non hai conto. Vuoi dire una sega? Tu perdi per sfortuna, quella è una sega. Cazzo dici, sei una sega pure tu che non hai fatto nulla. Chi te l'ha detto che è per sfortuna? Chi te l'ha detto? Lo dico io che vinco già 1-0. Vedi quando mi offendi che io segno subito. Offendi, testa di minchia. Ed ecco dunque arrivato il primo pollice vuole a fare. Io resto tornando senza pollice. E appunto, senza pollice anzi facevo 11 vittorie. 11 vittorie ti facevo io. Guadagnano la rimessa laterale. Ma ecco, ti puoi rilassare. Io vado a coricare, te la fai la mia VL, le ultime mie 8. Ma basta, ti vedo tutti i partiti. Entra e quitto, entra e quitto. Marco Salozzo. Non è facile trovare spazi, tutto. Ci provano con la circolazione di palla, hanno il pallone che può valere senza credito a partita, tutto è quitta tutto. E l'arbitro dice ammazza, che ammazza di Bala a Caravanzi, mi razza a piedi. Questo è un po' niente la faccia. Mi c'entra De Bala. Tu è Caravanzi, mi la faccio. Non è Caravanzi. Fighi pelle. Rigore centrale parato, ma avevo un rigore contro, bastardi che mi ha tassato. Vedremo come reagirà questo errore dagli 11 metri. Mi motiva, però mi motiva così, perché sto giocando benissimo. Palla messa in mezzo, angolo calciato davvero male, palla che non raggiunge il saltatore. Pogba, Marco Salone, Rashford. Tiro murato. Dai, c'è il portiere, sta parando pure la merda. Squadra di casa che parte da 1000, correndo davvero su ogni pallone fino a questo momento. Fuori. Chi è che si sta sentendo il telegiornale? La Iene, io mi sto vedendo Iene. Roberto Firmino. Una Iene. Palla larga. Famiglio. Gesù Cristo. Palla che esce, Tush, rimessa laterale. Marco Salonso. Ma come fa a vedere la Iene, scusa? La volta che sono il fratello prende. Grosso in mezzo. Senza problemi qui il portiere. Fred, può correre a Zani. Qui il difensore ha delle responsabilità. Beh, direi molte, Pier. Buon pallone di Hazard. Nessun problema per la difesa su questo traversone. Apre il gioco. Rashford. Ragazzi, io... Attenzione, pericolo. Aubameyang 2-0. Non è che vedo uno che picca pausa e si ritira. Non esistono da queste cose. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare che il giocatore sulla persona per fare la prima mossa. Sì, scusa, il recupero possono ricominciare. Rashford. Mane. Ragazzi, buonanotte. Buonanotte. Ecco Aubameyang. 3-0 Marcus Rashford, 3-0. Grande conclusione ravvicinata. La gran bella rete. Adesso è diventato proprietario del parco. Si è ritirato comunque. Rosario si è ritirato. Boh. Con chi sono rimasto nel party? Con i due Rosario praticamente. Il mio cugino, cioè Rosario di Nenzi, dov'è? Io non lo sento.
Rientra antagonisti, vabbè. No, vabbè, volevo capire se avevi staccato. Roy, ma fa un favore, Rosario, mio nipote, lo puoi abbassare un po' con sta iene, perché mi entra proprio dentro l'orecchio. Allora, stacco un attimo il corso. Mi va ancora la vittoria in 7 partite. Ce la faccio per fare oro 3.